Oggi è 14 giugno 2019. Ho già fatto altre registrazioni. Spero che questa sia l'ultima per oggi, perché sono pure un po' stanco. Allora, l'ultima domenica vi ho parlato del Festivaleto, un evento dedicato all'Esperanto. Era il 9 giugno. Bene, allora, sì, io ho dimenticato una cosa importante quella volta. Prima del festivaletto ho incontrato un artista di strada, se ricordo bene si chiama Roberto. Canta e suona la chitarra. L'ho incontrato nel Giardino degli Aranci a Roma. Il Giardino degli Aranci sta sull'Aventino. Ecco qua. Il Giardino degli Aranci è il nome con cui si indica Parco Savello, un parco di Roma di circa 7800 metri quadrati, posto sul Colle Aventino, nel rione Ripa, da cui si gode un'ottima visuale della città. Io avevo l'idea di intervistare Roberto, però avevo altre cose da fare. Stavo seguendo il resto del gruppo per andare alla sede del Festivaleto. E vabbè, sarà per un'altra volta. Tra l'altro, non so se Roberto mi ha cercato, sicuramente non mi ha trovato. E questo mi sembra un po' strano perché io sono molto presente in internet. E vabbè, mo il resto si vedrà. Tra l'altro, quando Roberto ha visto il mio biglietto da visita con su scritto lezioni fisica e matematica, voleva cantare la canzone Un chimico, però niente, io avevo fretta. La canzone Un chimico è di Fabrizio De André, però mi risulta che ci sono anche versioni cantate da altri cantanti. Va bene, poi ascolterò quella canzone. Mi piacerebbe ascoltare quella canzone cantata da Roberto. E vabbè, che volevo dire non mi ricordo. Niente, sì, tra l'altro non è manco la prima volta che, cioè, quella volta volevo intervistare Roberto. Non sarebbe stata la prima volta, perché a El Medano ho intervistato altri artisti di strada. E mi piacerebbe intervistarne tanti altri. Sì, probabilmente farò una playlist dedicata agli artisti di strada. Comunque, vabbè. Ora preferisco chiudere perché non ho tante cose da dire. Grazie per l'attenzione.